Astronauti che si muovono al rallentatore è un'altra caratteristica dei filmati TV dell'Apollo. Non esiste alcuna evidenza che qualche astronauta abbia fatto un salto, un balzo in alto per confrontare la gravità di un sesto. Se stavano simulando questo quando erano sulla Terra, avevano bisogno di essere aiutati a causa del peso ingombrante delle tute e degli zaini per riuscire ad ottenere l'effetto visivo di potersi muovere in giro con facilità in quella gravità. Quindi entriamo nel supporto dei cavi. Questo è un testo dove si cerca di alleggerire il peso di un esecutore, se non di un attore volante. Naturalmente esistono conferme che sono stati usati dei cavi nel dettaglio. Incluso nel filmato dell'Apollo si vede uno scintillio, un cordoncino momentaneo. Ancora, che sale. Ed ancora uno. Esistono altri esempi. Uno dell'Apollo 17 nella scena della bandiera. Si vede lo scintillio nella parte alta dell'inquadratura. In questo video dell'Apollo 16 si vedono presenze evidenti di galleggiamento, di dondolamento nel balzo nel momento del saluto. Sembra che il peso venga a mancare sotto i piedi degli astronauti per qualche secondo. Se paragoniamo questa sequenza durante un ovvio test, il penzolamento è evidente. E qui, nuovamente nella stessa missione dell'Apollo 16, si vede un astronauta che si deve alzare. Ok, here we go. Let me give you... Uno dice, lascia che ti dia una mano. Guardate nuovamente. L'astronauta si alza con l'aiuto di un cavo che lo solleva, alleggerendolo di 5 sesti della gravità terrestre. Un trucco magico? No, solo l'aiuto di un cavo. Questo è un salto al rallentatore visto dal vivo alla televisione. E qui è alla velocità normale. Il materiale della bella prova registrata precedentemente ovviamente è stato rallentato del 50% quando l'abbiamo visto in televisione. Certo, hanno fatto il lavoro necessario per stabilire quella percentuale. Thank you.